Avete deciso di fare questa protesta? Avete deciso di rimanere nella sede della CREA, qui vicino alla sede della CREA, perché ritenete che questa storia deve avere una fine? Allora, il discorso, la nostra sempre comunque preoccupazione è unica e una sola. Il discorso assunzioni ce la stiamo tirando avanti da 4 anni. Allora, noi da premesso che per il conferimento in Acrea, ai tempi che eravamo già ancora attivi in Acros, ci hanno fatto la proposta di nel convergere in Acrea, ci hanno detto anche che c'era l'accordo sindacale che ci tutelava. Però affinché questo accordo venisse rispettato e avesse una sua valenza legale, ci dovevamo tutti licenziare a massa. Allora, quindi noi abbiamo fatto un licenziamento in massa e infatti 28, come d'accordo, sono conferiti in Acrea. La promessa sempre e comunque era, oltre all'avviamento della differenziata, all'incremento della differenziata, era anche questo accordo nostro è legato all'integrazione delle unità che venivano meno in Acrea. E infatti negli archi degli anni questo non è avvenuto. E questa è la nostra preoccupazione. Quindi il fattore principale è che noi ci hanno fatto licenziare per convergere in Acrea. A questo punto la domanda è unica e sola. Perché non hanno licenziato tutto ciò che come hanno fatto con noi, che per legge doveva avvenire il licenziamento e quindi il passaggio diciamo, chi avrebbe vinto la gara d'appalto, degli operai, delle affissioni, della gestione delle strisce blu. Questo purtroppo, ancora una volta, non vorrei azzardare una parola, ma la politica ci ha messo lo zampino. E quindi noi attualmente non siamo più tolleranti a questa situazione. Ecco perché oggi abbiamo chiamato le autorità, hanno preso visione. E abbiamo chiamato anche voi, in modo che anche l'opinione pubblica deve sapere che a Crotone sta avvenendo questo. Quindi la nostra preoccupazione è la tutela del lavoro. Abbiamo avuto anche colloqui con i vari ispettori, il commissario Mazzia, non ispettore, il commissario Mazzia in anteprima e attualmente ieri con il subcommissario all'economia, gli abbiamo illustrato la situazione. Dunque anche lui è rimasto perplesso per questa condizione in cui riveste la CREA.